Buongiorno, sono Lorenzo Brufani, amministratore delegato di Competence, una delle agenzie che fanno parte di PR Hub all'interno di una, la più grande associazione di agenzie di comunicazione. Vorrei condividere con voi un paio di riflessioni su questo tema che credo sia nella testa di tanti di noi, non solo quando finirà questa crisi, ma soprattutto come ripartire. Credo che il personal branding sia una strategia che possa davvero essere utile in questo periodo, perché se mettiamo al centro il brand personale da un punto di vista del professionista, del piccolo imprenditore, sia questa una delle armi più importanti in questo momento. Personal branding vuol dire considerare se stessi come una marca personale e che quindi vada in questo momento non solo difesa, ma promossa proprio in un momento di crisi. Personal branding si può fare in maniera anche abbastanza semplice, cercando di fare un proprio progetto e chiedersi in che cosa oggi, alla luce di questa nuova situazione, possiamo essere migliori o diversi da un punto di vista professionale, ma anche personale. Quali capacità, quali attitudini potrebbero essere oggi particolarmente utili alla luce di un mercato e di un mondo che è cambiato improvvisamente? Suggerisco alcune cose concrete. Innanzitutto, provare a fare una presentazione, diciamo, di se stessi. Spesso siamo abituati a lavorare come comunicatori per altre aziende e quindi cominciamo a farlo su di noi. Quali sono i nostri punti di forza? Quali sono le nostre vulnerabilità che possono essere ribaltate in positivo? Se dovessimo descrivere in poche sintetiche parole chiave e aggettivi, da dove partiamo? E quindi fare proprio una piccola autoanalisi con poi un piccolo piano strategico, quindi chiedendosi non tanto che cosa sappiamo fare, ma come potremmo migliorare quello che sappiamo fare in questo momento, quali aree possiamo riempire avendo in questo particolare periodo magari un maggior numero di ore a disposizione, quindi non parlo solo di competenze, ma anche di capacità, la nostra propositività, problem solving, la capacità di negoziazione, ma anche la nostra creatività e quindi la nostra curiosità. Quindi un personal branding che non è solo tecnico, ma anche e soprattutto direi di cervello. Quali possono essere delle nuove strategie che ci possano permettere di non solo resistere, ma anche di migliorare? Credo che mai come oggi sia importante pensare a delle sinergie, a delle alleanze, perché spesso attraverso dei network che oggi la tecnologia ci mette a disposizione, possiamo certamente migliorare magari la nostra piccola sfera di competenza. Un altro suggerimento molto pratico che mi sento di condividere è certamente quello di usare LinkedIn. LinkedIn oggi permette di creare dei network e delle alleanze, direi davvero molto interessanti. Io lo uso personalmente e vi assicuro che sia io come docente formatore, sia come titolare di un'agenzia di comunicazione lo ritengo davvero molto utile perché ci permette non solo di entrare in contatto con altri professionisti, ma anche di ascoltare, di cercare magari degli argomenti che possono essere particolarmente magari interessanti e spesso non abbiamo il tempo di poterlo fare. Quindi ancora una volta questo momento, diciamo così, buio può invece creare una luce nuova e quindi dare certamente una nuova energia. Attraverso LinkedIn si possono appunto creare delle sinergie da un punto di vista tematico, andando a vedere chi dice cosa su un determinato argomento. Si possono inserire nel proprio profilo dei video, si possono inserire delle infografiche, delle presentazioni, si può approfondire le proprie competenze. E credo che ci sono tanti altri strumenti di personal branding, cominciando anche dalla proprio bigliettino da visita. Oggi il nostro bigliettino da visita principale è quello che viene fuori su Google, quindi la nostra SERP, che non pensate nulla di particolarmente animalesco, ma è semplicemente la prima pagina che viene fuori su Google, i primi 10 profili. Ecco, andate a vedere se quelle 10 link sono tutti positivi o se invece c'è qualcosa che può essere in qualche modo annegato con altri contenuti. Quindi, qualora nella vostra SERP ci fossero delle informazioni non per forza sempre positive, potete creare voi dei contenuti, magari una landing page, un piccolo nuovo sito personale, oppure magari condividere delle attività. Quindi il personal branding
Non è nulla di così difficile se c'è però un piano strategico, se c'è chiaro l'obiettivo, in che cosa vogliamo essere migliori e diversi dagli altri, decidere quali temi, quali argomenti, quindi non poter parlare tutto di tutti, ma essere assolutamente molto chirurgici e personalizzati. E poi un personal branding che non si deve limitare solo a scrivere, ma bisogna metterci la faccia in tutti i sensi, sia da un punto di vista di posizione, avere il coraggio di dire quello che si pensa, anche in situazioni magari non particolarmente serene, e metterci la faccia da un punto di vista multimediale, quindi video, quindi webinar, quindi anche fotografie che possano migliorare la fruizione dei vostri contenuti. Poi ci possono essere anche situazioni un pochino diverse, anche in questo momento. Di riflessione si possono creare dei mini blog, si possono scrivere degli articoli e quindi al di là di LinkedIn o di Google si possono poi inserire in tutta una serie di piattaforme verticali, verticali intendo sulla base delle vostre luoghi, interesse, passioni. Sono queste le tre, diciamo, caratteristiche su cui voi potete costruire un vostro personal branding e quindi chiudo questo mio piccolo intervento augurandomi questo mio stimolo possa esservi utile perché in questo momento non c'è veramente spazio per fermarsi o per in qualche modo lasciarsi così prendere da questa situazione, ma abbiamo assolutamente il dovere e anche l'opportunità di crederci, di andare avanti e sono convinto che da questa situazione comunque quando ne usciremo potranno esserci delle grandi opportunità e quindi mi auguro che anche per voi possa essere lo stesso. Grazie.